Siamo in Emilia-Romagna, precisamente nella provincia di Rimini, a San Giovanni Marignano per la 17ª edizione del Gran Premio Colli Marignanesi, ormai una delle classicissime del ciclismo giovanile, categoria juniores. Organizzata dal Velo Club Cattolica del presidente Massimo Cecchini in collaborazione con il comune di San Giovanni Marignano. Edizione da record questa del 2017 che vede 207 iscritti, 190 i partenti in rappresentanza di 25 team. Come al solito partenza da Piazza Silvagni di San Giovanni Marignano per arrivare in ciclo turistica al chilometro zero. 5 giri classici di 14 km 400 metri con il Gran Premio di Santa Maria del Monte e un ultimo giro di 23 km 700 metri con l'impegnativo muro di Isola di Brescia. Uno strappo di 800 metri ma con pendenze che arrivano al 20%. Pronti via con le telecamere, siamo sulla salita che porta al GPM di Santa Maria del Monte e già una fuga in atto. Al comando, tutto solo, troviamo il dorsale 141 Francesco Lepri dell'Italia Nuova Massese, con un vantaggio di 30 secondi sul gruppo. Gruppo che ha già perso molte unità. Andatura velocissima in questi primi chilometri. Terzo giro, situazione immutata, continua la fuga di Francesco Lepri, il suo vantaggio è aumentato, ora il gruppo è a 50 secondi. Ma nel corso del quarto giro Lepri viene ripreso dal gruppo, ma subito un nuovo allungo. Ora sono in tre al comando. Dorsale 64 per Edoardo Ferri della Noceto Nial Cycling Team. Dorsale 114 per Lorenzo Ginestra Rinascita. E dorsale 187 per Gabriele Brega, Team Ciclistico Campocavallo. Vantaggio sul gruppo 15 secondi. Quinto giro, rimangono in due al comando Brega e Ferri, mentre è stato ripreso dal gruppo Ginestra. Gruppo a 28 secondi. Suona la campana dell'ultimo giro, sesto e ultimo giro, il giro da 24 km e con l'attacco al muro di Isola di Brescia. Situazione mutata, gruppo compatto con l'Italia Nuova Massese in testa. La San Carlese del vincitore dell'edizione 2016 dei Colli Marignanesi, e cioè Giovanni Aleotti, e la Stabia Ciclismo a controllare. E come era da prevedere, la corsa esplode all'attacco del muro di Isola di Brescia. Aleotti, San Carlese, attacca con dietro i ragazzi dello Stabia e della Sidermec Fratelli Vitali. Ma l'azione decisiva è del dorsale 92, Filippo Magli, dello Stabia Ciclismo, in prossimità del GPM di Santa Maria del Monte.
Il suo vantaggio è di una decina di secondi, ma mentre dietro cambia di continuo la situazione, Filippo Magli, Stabia Ciclismo, va a vincere tutto solo la 17esima edizione del Gran Premio Colli Marignanesi. Ricordiamo che domenica prossima Filippo Magli vestirà la maglia azzurra nella Parigi-Roubaix riservata agli juniores. Secondo posto per Michael Antonelli della Leach Bike Elite Service, che va a vincere la volata del primo gruppo inseguitore. Terzo posto per Simone Buda dell'Italia Nuova Massese. Al quarto posto il vincitore dello scorso anno, Giovanni Aleotti Sancarlese. Quinto posto per Nicolò Pencedano, Gubbio Ciclismo Mocaiana.